Amici di arisinteso.com, ben ritrovati, torna Larry Music dopo la pausa estiva, riprendono gli appuntamenti musicali con i gruppi storici di 100 e non, questa sera abbiamo veramente il piacere di ospitare un gruppo storico di 100, la Prosecco Blues Band. Buonasera. Con il dottor Marco Balboni, buonasera, che adesso presentaci il nostro amico. Ciao, il mio amico bassista Roberto Raboni, storico anche lui, da 30 anni che suoniamo insieme, circa. Più o meno. Ormai una garanzia di successo. Ok, naturalmente parleremo un po' di tutto, anche faremo un po' di storia andando indietro nel tempo, ma nell'attuale state preparando qualcosa di molto interessante, un tributo a? Joe Cocker, è una riedizione del tributo stesso che abbiamo fatto già nel 2022, e quest'anno lo riproponiamo, avendo avuto l'occasione di recarci presso la Pandurera di 100, dove c'è una serie di manifestazioni e della quale siamo stati inseriti anche noi con questo tributo. Ci tenevamo a farlo lì perché chiaramente il teatro è tutta un'altra ambientazione, acustica, capienza, tutto il resto, e ci teniamo a farlo in questa sede, quindi abbiamo avuto l'occasione e l'abbiamo sfruttato al massimo. Il 25 di ottobre debutteremo al Teatro Pandurera. Ecco, mi ricordo che me l'avevi annunciato, ma non si è data ancora la data, questa è la data che ufficiale. Cui inizia il tour, ecco, sì, diciamo, ufficiale. Attraverso il rappresentante della Fondazione Teatro di 100 e della gestione della Pandurera siamo riusciti ad avere la possibilità di essere inseriti nel cartellone. Quindi il 25 ottobre, tributo Joe Cocker. Molto bene, come vi state preparando, state scegliendo, è difficile scegliere i pezzi, ce ne saranno tanti belli, immagino. Sì, noi ci siamo ispirati a un album storico che si chiama McDougan English Band, e il grosso del repertorio sarà di quell'album lì, ma anche delle cose molto più nuove. Però c'è tanto da capire. Intanto arrivano le bevande. Siamo da Tiffany, che peraltro è uno degli sponsor di Arisintesi, salutiamo gli amici di Tiffany. E quindi insomma tante cose da scegliere, da preparare, da selezionare di Joe Cocker. Sì, la scaletta ormai è già consolidata perché è la stessa che abbiamo utilizzato nel 2020. I brani sono, come diceva Roberto, metà derivati dal Mad Dog Englishman, un doppio storico, dal quale è stato tratto anche un film che io vidi a 100 al Cinema Capitol nel lontano 1972, prima del glorioso tour a Bologna con tutta la band di Joe Cocker, alla quale io ho assistito venendo a casa tra l'altro da Milano Marittimo, dove ero in vacanza con i miei genitori. In Vespa arrivai di notte e mi precipitai a Bologna al concerto, fu una cosa memorabile. Quindi abbiamo, oltre che questa parte di repertorio dedicata al Mad Dog and Englishman, anche altri brani della discografia immensa e vasta di Joe Cocker. E la tua passione per Joe Cocker invece com'è nata? Beh, ce l'ho da sempre, da quando sono ragazzo, perché io sono di scuola blues grazie a quando ho iniziato a suonare con Marco negli anni 90, poi dopo tutto il genere che ruota intorno al blues, Joe Cocker compreso, così, e fa parte del mio bagaglio storico di repertorio di musica che a me piace, ecco. Siamo sempre su questi. Abbiamo creato una super band della quale fa parte la Prosecco Blues Band. Ormai gli storici sono assestati e più abbiamo inserito una sezione fiati, sax e tromba, tre coriste molto brave e un percussionista. Quindi siamo in 12. Quest'anno però la vera novità è che è stato inserito un noto pianista centenario, musicista eccelso, Denis Biancucci, che tutti conoscono e tutti conosciamo, forte. Che è entrato di prepotenza nella struttura della band, e lui suona il pianoforte, le tastiere in genere, quindi ci sarà un maggior motivo di interesse. Un'altra novità è anche il batterista, che
non gioco più il flut. Sì, è stato cambiato in corso d'opera per motivi personali, ha abbandonato il gruppo e abbiamo subito ripescato il nostro vecchio batterista Marco Barbieri, detto Marchetto, sempre dicendo, che ha accettato di buon grado l'incarico. Quindi abbiamo motivo di vanto per questi due nuovi ingressi nella band e ci garantiranno sicuramente una grande resa. Quindi ormai non resta che far trascorrere questi giorni che mancano al debutto e sarà sicuramente una cosa molto interessante. Sì, stiamo provando a ritmo pieno. Sì, perché di cose da mettere insieme ce ne sono parecchie, anche quelli nuovi innesti, c'è da badare lì. C'è da lavorare. E ci sarà anche Masetti? Masetti senz'altro è il capo della sezione fiati, composta da lui e da Stefano Caleffi alla tromba, che è direttore dell'orchestra di Dosso. E anche la jazz band di Cento. Jazz band di Cento, ha delle attinenze in tutti i settori musicali, oltre che essere un buon insegnante. Gianluca Masetti ormai è conosciamo benissimo. Acquisito, storico, anche lui. Che dire? Diamo appuntamento a questa data. 25 ottobre. Non mancate. Ma però l'intervista non finisce qui, perché abbiamo parlato di un lato, un aspetto della tua attività musicale che comincia con la Prosecco Blues Band tanti anni fa. L'87 esattamente, con vari cambi nell'organico, cosa abbastanza comune nei gruppi, questa alternanza di musicisti che si susseguono e rientrano e escono, però la struttura fondamentale, manca anche il chitarrista, ma l'abbiamo sempre avuto io, Roberto e Roger Paveggiani, che non è presente oggi ma presente poi nel gruppo. E questa formazione ha avuto molti cambi in corso d'opera, anche qui, per motivi che ci sono delle famiglie, dei gruppi. Però sostanzialmente la linea guida è sempre rimasta quella. E nonostante le uscite, le rientrate, siamo andati avanti da 87 fino ad oggi, divertendoci alla grande. Roberto, invece il tuo primo concerto, proprio te lo ricordi, con la Prosecco? Con la Prosecco Blues Band, tanti anni fa, suonavamo in un locale a San Matteo della Decima, che ora non esiste più, si chiamava Country, che era un ristorante, pub allora, e fui contattato da Marco per sostituire il bassista di allora e mio, e da allora praticamente sono sempre rimasto, ecco, fino ai giorni nostri, ormai sono 30-35 anni, sì, provetta. Se li calcolo. E, diciamo, lo zoccolo duro della band siamo io, lui e Roger, e siamo sempre rimasti più o meno il nucleo stabile della band, dopo varie entrate, uscite, come è giusto che sia nei gruppi, perché impegni vari, però noi siamo sempre riusciti a mantenere le fondamenta, ecco, di questo gruppo, che ci ha dato e ci darà ancora tante soddisfazioni, ecco, di... E Marco, grosso modo, quanti concerti avrete fatto? Tanti? Ah, un bel po'. Il numero esatto è impossibile definirlo, però... Però ai tempi una cinquantina all'anno li facevamo, quindi se andiamo indietro di 30 anni si fa presto a fare dei conti, in media, con anche delle trasferte fuori porta, siamo andati vicino a Itri, Ascoli. Ascoli Piceno, abbiamo fatto un po' di trasferte. Con mare. Fatiche, ma l'abbiamo fatte, perché allora si vari bagni al mare, in Romagna. Dove tanti matrimoni abbiamo fatto. Non dico imponendo, ma caratterizzando le situazioni sul nostro genere. Cioè, non è che noi ci adattavamo alla situazione, noi facevamo il nostro genere e venivamo chiamati per quello. Blues. Esatto. Blues molto anche, orecchiabile, ballabile, quello che vuoi, però sempre questo genere qui. Infatti abbiamo partecipato anche a alcuni matrimoni, che uno può pensare, ma il matrimonio di solito si fa... Invece... La resa è stata buona, perché la gente sapeva cosa facevamo e voleva quello, quindi non facevamo fatica ad adattarci. Addirittura abbiamo eseguito la marcia nuziale in tema swing, blues jazz. Ecco, guardando il panorama centese per i gruppi, quale gruppo potrebbe avvicinarsi
come stile, diciamo, alla Prosecco? Sai che è una domanda abbastanza difficile da cui rispondere, perché ogni gruppo sul territorio ha delle proprie caratteristiche musicali, di scelta e di gusto, e io non ne trovo. Al momento possono essere somiglianti. Al momento non ne vengono in mente neanche me adesso. Questo... Chi fa pop, chi fa cantautorato, chi fa rock, però che fa come la musica che facciamo noi non ne trovo, non individuo. Siamo pezzi unici. Tra l'altro, tra le varie collaborazioni, ricordo che avete avuto una mia ex compagna di classe, carissima amica Emilia Lanzini. Ah, Emilia, grandissima. Sì, stiamo per salutarla. Siamo rimasti, anzi, la salutiamo calorosamente. Ciao Emilia. Ciao Emilia. Anche lei ha scelto la sua impostazione jazzistica con notevole successo. Abbiamo dei video, delle fotografie in cui è ripresa anche lei, che cantava 5-6 brani con noi. Nel lontano 1988-89. Sì, abbiamo fatto qualche concerto anche a Cento, davanti al Castello della Rocca, non ricordo ancora. Abbiamo fatto diverse cose in quel periodo. Ho dei bei ricordi, ecco, abbiamo tutti dei bei ricordi. Giuliano, vuoi intervenire con qualche curiosità, domanda? Ok, allora volgiamo verso... Spero che avremo altre occasioni, perché ci serve ancora tanto, ma tanto da dire. E progetti imminenti per la Prosecco. Ah, tra l'altro, stavo per dimenticare, so che tu hai anche un tributo ai Beatles, se non possiamo non parlarne. Sì, è un progetto collaterale con un gruppo di amici in cui c'è un chitarrista e quattro voci. Siamo in quattro, il chitarrista canta anche. E abbiamo messo insieme questo tributo ai Beatles, che è molto interessante, anzi verrà invitato presto come spettatore interventista. Però occhio che canto solo io dopo. Ed è molto divertente, perché l'approccio è sempre goliardico e la resa è molto interessante, perché c'è il chitarrista, che è un noto personaggio centese, Paolo Fantoni, che è anche molto appassionato di curare gli arrangiamenti, quindi noi stiamo al suo detto e abbiamo una resa abbastanza simpatica. Roberto, imminenti progetti della Prosecco? Ma per adesso ci stiamo preparando per rinnovare qualche pezzo del repertorio in attesa della stagione invernale, vediamo cosa ci salterà fuori, ecco. Evidentemente non abbiamo, cioè subito non abbiamo niente, però l'estate sta finendo, ci rinnoviamo sempre, cerchiamo sempre di innestare delle cosine nuove per rimanere sempre sulla piazza, ecco. E poi ci teniamo molto a portare avanti ancora questo progetto Joe Cocker per il futuro, perché è stata una bella impresa metterlo in piedi e vale la pena di sfruttarlo al massimo. Per noi è molto divertente, insomma, spero che lo sia anche per la gente che verrà ad ascoltarci. Cercheremo di tenerlo vivo, ecco, perché non è facile averlo messo in piedi, quindi adesso ci sta dando qualche soddisfazione, ma cerchiamo di portarlo avanti il più possibile. Bene, io, che dire, vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie a voi. E buon proseguimento. Vi aspettiamo per il debutto Joe Cocker e anche prossimamente per i prossimi concerti della Prosecco. Esatto, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ringraziamo anche Tiffany, uno dei nostri sponsor che ci ha ospitato. Grazie e a presto su rcetesi.com. Grazie. Grazie, buonasera. Buonasera.